Ma buongiorno, che va? Tutto a posto? Sentimi, siccome adesso c'è l'estate, tu non c'hai cazzo di star là a guardarti video lunghi o robe così, ho pensato, gli faccio una serie di video utili, come sempre, perché altrimenti non li faccio, però che siano brevi, che siano anche un pochettino più leggeri, un po', capito, più frizzantini, più beverini, capito? E allora cosa ho pensato? Riprendo un format che avevo già fatto in passato, rubando la fanpage, lo dico subito, lo rirubo di nuovo, anzi lo rubo a me che l'avevo rubato a fanpage ed è rispondo alle domande, che in quel caso era rispondo alle domande di Google sul web design, se non vado errato. Questa volta lo facciamo rispondo alle domande di Google sulla SEO, quindi verticale sulla SEO. E quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a guardare la prima domanda. SEO cos'è? Bello, la so. SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization. Sentite che pronuncia un po' americana, un po' anglosassone, un po' italiana del basso Lazio. Che è l'ottimizzazione per il posizionamento sui motori di ricerca. Tra l'altro, io sulla SEO ci ho fatto un corso che trovi qua sotto. Se vuoi imparare la SEO e imparare a farla bene, anche per il tuo sito, quindi fai da te, un corso in cui in 2 ore ti spiego tutto. E non, siccome il video durerà pochissimo, evito tutto lo spiegone. C'è il link, te lo vai a guardare. Costa 2 spicci, lo puoi pagare in 3 rate, vai. Ciao. Comunque, perché si fa la SEO? Perché è utile? Perché tutt'oggi ancora, anche se c'è l'intelligenza artificiale, la gente quando cerca una roba, alla fine la cerca su Google, capito? E quindi essere prima dei tuoi competitor per le parole chiave utili per il tuo business diventa un vantaggio competitivo, perché uno cerca pallone da calcio, esci tu che vendi palloni da calcio, perfetto, gli hai venduto pallone da calcio. Quindi è utile essere in alto su Google, ok? Per farlo bisogna fare la SEO, l'ottimizzazione per il posizionamento sui motori di ricerca. Attenzione a non fare casino fra indicizzazione e posizionamento, perché ci sono quei furfanti che ti scrivono nel preventivo che ti fanno l'indicizzazione e tu pensi: ah, il posizionamento. No, sono 2 robe diverse. Perché il posizionamento è il lavoro che si fa per migliorare la tua posizione su Google. Quindi sei quinto per quella parola chiave con quella pagina e proviamo ad arrivare quarti. Ok, quella è l'ottimizzazione del posizionamento. L'indicizzazione è semplicemente entrare negli indici di Google ed è una roba che, nella maggior parte dei casi, se tu non fai niente, comunque succede. Cioè, se tu vai online con un sito, Google prima o poi te lo becca, ok? A meno che non sia deindicizzato a forza, prima o poi Google passa, lo vede e dice: ah, ok, lo indicizzo. Poi, una volta che è stato indicizzato e quindi è visibile, per vedere se è visibile, ti basta andare su Google e scrivere site due punti, site due punti, tuo dominio.it.com, eccetera, eccetera, e vedi. Se ti esce, anzi, fare o col dominio o con l'URL esatto, e lui ti dice tutte le pagine che sono indicizzate per quel dominio, se hai scritto solo il dominio, o la pagina che stai cercando, se è indicizzata la trovi, altrimenti no. Puoi farlo così, oppure puoi farlo con Search Console, ma adesso non ti tedio con le mie menate perché la domanda era molto più semplice di così. Era: che cos'è la SEO? Ora lo sai, siamo a posto. Noi ci vediamo al prossimo video con la prossima ricerca, capito? Ciao!